Stato di Venezia intende lanciare una sfida, proponendo un progetto di valorizzazione della ricerca archivistica in ambito genealogico, al fine di promuovere un settore del turismo culturale ancora poco sviluppato in Italia, ma con grandi potenzialità, il viaggio delle radici. Si tratta di una sfida, in quanto il fatto che gli archivi, attraverso la loro attività, possano divenire centri propulsori di una nuova forma di viaggio, ruolo che generalmente spetta a musei e biblioteche, rappresenta una realtà nuova. Significa offrire loro la possibilità di rivestire un ruolo considerevole e l'opportunità di uscire da quell'immagine dell'archivio che è generalmente diffusa nell'opinione pubblica, di una istituzione di cui poco si conosce l'utilità e che appare lontana dalla nostra vita quotidiana. A tal fine, l'Archivio di Stato di Venezia intende realizzare un portale di natura storico-anagrafica che organizzi le varie tipologie di documenti anagrafici relative alle generazioni di veneti vissuti tra la seconda metà del XIX e il XX secolo, con l'obiettivo di superare l'attuale situazione di disomogeneità e di frammentarietà delle banche dati a livello regionale e di rendere la ricerca più agile e veloce. L'intento è quello di promuovere nel Veneto l'espansione del viaggio delle radici, ossia viaggi di italo-discendenti residenti all'estero, per riscoprire, attraverso la ricerca genealogica, origini e storie familiari, territori di provenienza e tradizioni culturali. Ma la sfida consiste oggi anche nell'impossibilità di compiere viaggi da e per gli altri paesi, dovuto all'espansione dell'epidemia da coronavirus in Italia e nel mondo, di un viaggio delle radici virtuale, ossia un viaggio interiore, che proprio in un momento in cui le persone si sentono isolate e limitate nei rapporti sociali, gli consenta di vivere l'esperienza e l'emozione di trovare le radici familiari e i luoghi da cui provenivano i loro cari. Si tratta proprio, in questo momento difficile di isolamento e di smarrimento, di consentire loro di ritrovare il valore dell'appartenenza ad una comunità, di riscoprire il legame con la comunità di origine, per dar loro modo di conoscersi meglio e di avere un'esistenza più ricca e consapevole. Questo infatti è un registro delle liste di leva, il quale possiamo ritrovare annotato il nome e cognome dell'iscritto, il nome del padre e il cognome e nome della mamma, la data di nascita, il comune di nascita, il luogo di residenza e l'eventuale motivo della cancellazione. Nella pagina a fianco troviamo i dati relativi alla descrizione personale, con indicata anche la professione e il grado di alfabetizzazione. A fianco le decisioni del Consiglio di Leva. L'Italia ha conosciuto nel passato un cospicuo fenomeno migratorio destinato all'espatrio. Un primo periodo, chiamato Grande Migrazione, ha avuto inizio verso il 1861, dopo l'Unità d'Italia, ed è terminato verso gli anni 20 del XX secolo.
ed ha riguardato soprattutto i paesi del Sud America, come Brasile e Argentina. Un secondo periodo, chiamato emigrazione europea, è avvenuto tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e gli anni 70 del XX secolo. I loro discendenti sono chiamati oriundi italiani e si stima che oggi nel mondo ve ne sia un numero compreso fra il 60 e gli 80 milioni. Tra le regioni d'Italia, il Veneto è stata la regione con il più alto tasso di emigrati. Un viaggio virtuale, quindi, alla scoperta delle radici familiari e dei luoghi, dei paesi di provenienza, con le loro tradizioni locali, le feste, l'artigianato, i prodotti enogastronomici, che gli faccia crescere il desiderio, un giorno, quando si potrà nuovamente viaggiare sicuri, di vedere da vicino, toccare con mano e gustare i sapori e i profumi di quei luoghi.